Benvenuti alla video lezione di soluzione degli esercizi dell'ottava lezione. Ci esercitiamo un po' sui permessi, su file e directory. Allora, io ho un po' già studiato un po', quindi rimuoviamo un attimo la cartella esercizi, perché dopo la ricreiamo. Yes, ok, quindi non abbiamo più la nostra cartella esercizi, che un po' ci hanno già lavorato, adesso puliamo e rifacciamo da zero. Ovvero, creiamo una directory esercizi, make dir esercizi. Ci spostiamo in tale cartella, creiamo un nuovo file con touch file1.txt. Rimuoviamo il permesso di scrittura, rimuoviamo il permesso di scrittura con chmod, facciamo sempre tutti questi comandi solo all'utente proprietario del file, rimuoviamo il permesso di lettura, quindi unr, file1.txt. Ok, quindi l'utente non ha più il permesso di lettura. Lo vediamo anche da questo comando adesso. Quindi l'utente non potrà più visualizzare il file, permission denied. Però avendo il permesso di scrittura potrà modificarlo. Avendo il permesso di scrittura potrà modificarlo, ovvero nano file1.txt ci scrive CTRL X yes per salvare, CTRL X yes per salvare. File1.txt, yes, right, ok, abbiamo sostituito, modificarlo, non può, però abbiamo la lettura, quindi non possiamo più. Possiamo cancellarlo perché in questo caso la cartella avrà i permessi di esecuzione. L'utente per esecuzione del può rimuovere, anche se non ha i permessi di lettura. Quindi rimettiamo i permessi di lettura all'utente. Togliamo invece in questo caso i permessi di scrittura. Ovvero adesso possiamo leggere il file. Ok. Non possiamo però, quindi ls-l, non possiamo modificarlo. Quindi nano file1.txt. Anzi, facciamo così. file1.txt, permesso negato. E non possiamo scriverci, quindi non possiamo fare un redirect dell'audio. Possiamo anche qui sempre cancellarlo, ma non modificarlo, ma leggerlo sempre, abbiamo detto. Ok, quindi ridiamo i permessi, vi hanno detto, di scrittura a file1.txt. Ok, adesso tutti i permessi. Quindi vediamo che possiamo, una cosa che non abbiamo visto è che se non possiamo modificare, aspetta, rimettiamo, ritogliamo i permessi di scrittura, quindi non possiamo modificarli, va bene, senza i permessi di scrittura non possiamo modificarli. Possiamo però rinominarlo e anche cancellarlo. Mi dà un semplice coso, un messaggio, mi dice attenzione, vuoi rimuoverlo? Non c'è più. Attenzione, quindi attenzione ai permessi sulla cartella. Che poi, qui sulla cartella, per esempio quello di esecuzione, si riflettono poi sui permessi dei file. Allora,
Ritorniamo poi alla cartella esercizi. Togliamo i permessi di lettura. Permessi di lettura ai file della cartella. Qui, semplice HMOD. Noi ci dobbiamo spostare indietro. Facciamo sempre CHMOD e aspetta, dobbiamo rimuovere i permessi di lettura ai file della cartella, quindi file 1.txt, lo facciamo sulla cartella. E CHMOD e U meno lettura a esercizi. Quindi la cartella esercizi con l'LS non lo possiamo più fare. Ripristiniamo i permessi di lettura alla cartella esercizi e invece togliamo quelli in scrittura, che ci permettono quindi di modificare, di cancellare e creare nuovi file all'interno della cartella. Quindi abbiamo ripristinato quelli in lettura, togliamo quelli in scrittura, ci spostiamo in esercizi, ci possiamo ancora spostare perché abbiamo i permessi di esecuzione. Permessi di esecuzione. Proviamo a creare con touch un file all'interno della cartella. Permesso denaro. Permesso non impossibile fare. Proviamo anche a rimuovere un file, rimuovere il nostro file 1.txt, niente. Che not remove. Ah, perché l'avevamo già rimosso. Stupido, però vabbè. CHMOD U più V, quindi per ripristinare i permessi di scrittura sulla cartella. Spostiamo gli esercizi, possiamo creare un nuovo file, rimuovere il file. Permessi di esecuzione invece ci permette di accedere al file anche se per esempio accedere alla cartella anche se non possiamo visualizzare i file al suo interno. Va bene, grazie per l'attenzione. Ci vediamo al prossimo video in cui parleremo di un altro argomento molto interessante e molto importante, ovvero quello.